perché è uscito il mio libro in tutte le librerie. È un fumetto fantastico che potete prendere subitissimo sia da Amazon che da qualsiasi libreria, come ho già detto. E soprattutto ci sono anche dentro i sticker di me e i miei amici. Cosa aspetti? Vollo subito a prendere. E poi taggami su Instagram o dimmi nei commenti se l'hai preso o meno, così ti lascio un cuoricino. Oggi vivrò una vita da povera su Brookhaven per 24 ore. Ho creato un account nuovo dove potevo avere praticamente un aspetto da noob, cioè da povera, come ormai li identifichiamo su Roblox. E come potete vedere non ho completamente nemmeno un Robux, quindi non posso avere nulla di comodo o semplicemente confortevole su Brookhaven. Eccoci qua. Effettivamente abbiamo l'aspetto di una persona che non ha completamente Robux, ma dobbiamo migliorarlo, anzi peggiorarlo in un certo senso ancora di più, perché è il tipico aspetto che si può trovare praticamente su Brookhaven. Quindi andiamo qui e senza prendere vestiti premium o quant'altro ci mettiamo semplicemente questo. Ed è qui che inizia la nostra vita da povera. Abbiamo l'aspetto e dobbiamo trovare una casa dove dormire. Voi direte: ok Robby, prendi una casa normalmente su Brookhaven e semplicemente dormici dentro, la più brutta che c'è. E no, perché i veri poveri non hanno nemmeno una casa. Dunque per la notte dobbiamo comunque dormire in un posto, e il mio piano è intrufolarmi in una delle case e crearmi la mia casetta di nascosto dentro la casa di qualcun altro. Allora, la casa è già aperta, quindi speriamo che non ci sia nessuno nei dintorni. Non mi sembra però che ci sia nessuno. E vi mostro un posto segreto dove potete fare la vostra casa, letteralmente nella casa degli altri. Allora, vi mostro subito questo trucco. Se mettete e incastrate il letto nella parte destra del seminterrato, come potete vedere, qui sotto c'è una stanza segreta completamente vuota dove potete nascondervi e fare il vostro accampamento. E per finire lì non c'è bisogno nemmeno effettivamente di entrare. Vi basterà andare in questo angolo della piscina, mettere il letto ben incastrato e ovviamente sdraiarvi, saltare, continuare a saltare molto velocemente e tadan! E qui sotto è così grande che potete letteralmente mettere la vostra casetta qui. Mettete una tendina così, la decorate poi un pochettino così e avete letteralmente la vostra casa, che non è nemmeno piccola se ci pensate. Mettete poi il vostro lettino qui dentro, totalmente gratis, senza spendere niente, senza avere nemmeno una casa vera. Dunque avete questo bello spazio tutto per voi, dove potete nascondervi senza che nessuno vi disturba oppure vi banna. E in più questo nascondiglio è più grande di quel che pensate, perché se vi mettete qui, vi rimpiccionite, diventate piccoli piccoli e vi avvicinate al bordo qua dell'acqua e scendete giù da piccolini. E come potete vedere c'è un'altra intera stanza ancora più grande di prima, segreta, letteralmente tutta per voi, dove potete rimettere per l'appunto la vostra tenda, il vostro letto, e potete dormire. Effettivamente adesso abbiamo un posto sicuro dove dormire. Non è la miglior casa del mondo, però è meglio di niente. Ma adesso devo letteralmente trovarmi da mangiare, perché un povero non ha i soldi per poter mangiare su Brookhaven o in qualunque posto. Dunque l'unico modo che ho, il Brooks Diner. Vediamo se effettivamente c'è qualcuno che ci lavora. Sì, mi sembra tipo una specie di cameriere. E proviamo a chiedergli se mi dà il piatto che c'è là dietro, qualcosa da mangiare. Dunque, non è che mi daresti un po' di cibo? Ehi, vedi di non sederti, mi fai puzzare il bancone. Ma è serio? Non ho niente se non hai soldi, sparisci dalla mia vista. Ma non ci vuole niente a prendere quel piatto che è letteralmente infinito e a darmelo, scusami. Fuori! Oh mio Dio, quanto è ben educato, ma davvero... Oh mio Dio! Ah, non ci posso credere che ha fatto una cosa del genere! Ma quanto è cattiva la gente... Oh no, ok. Però devo superare questa challenge, quindi devo assolutamente trovare del cibo. E questo tipo mi ha letteralmente trattato come se fossi un sacco di patate. Ok, vediamo. Ho un'idea, effettivamente dietro il ristorante, mamma mia che odio, ci dovrebbe essere un cassonetto. Magari qualcuno lì ha appoggiato tipo qualche piatto che posso raccogliere, qualcosa da mangiare, vediamo. Ok, ecco quel cassonetto. Ma che cosa c'è là dentro? È normale questa cosa? Ehi, tu? Oh mio Dio, ragazzi, sta piangendo. Mi hanno abbandonata, ho tanta fame. Ragazzi, non posso di certo lasciarla qui, cioè ha i miei stessi problemi. Dobbiamo restare insieme e trovare una soluzione. Numero uno, esci da questo cassonetto. Mi sa che ho appena adottato una bambina. Un'altra povera ha adottato una povera. Bene, siamo messi malissimo, perché adesso i piatti che dovevo cercare sono ben due, non più uno. Vediamo se effettivamente troviamo qualcuno. Ecco, c'è un sacco di gente lì che potrebbe darci da mangiare. Fame, ma
mamma. Lo so, anch'io. No, sto bussando a casa di qualcuno. Vediamo se ci dà un piatto. Per favore, un piatto da mangiare. Oh, entra. Ok. Dimmi per favore che mi dai qualcosa da mangiare. Oh mio Dio, me l'ha dato! Grazie, posso abbracciarti? Non mi faccio problemi. Oh mio Dio, allora esiste, esiste veramente della gente buona su Brookhaven. Pensavo che erano tutti cattivi. Ok, abbiamo recuperato il primo piatto. Purtroppo ne puoi... Ah, mi sta riabbracciando dietro. Oh mio Dio. A few moments later. Purtroppo abbiamo ricevuto solo un piatto da mangiare che ha mangiato mia figlia. Dunque è il momento di chiedere delle monete qui in mezzo alla strada alle persone che passano per comprare un piatto da mangiare per me. Oh, ferma, ferma, tipa. Non è che hai qualche monetina anche... qualunque cosa. Ma che fai? Amio, ripigliati. Ma in che senso? Sei su Brookhaven. I poveri non sono più di moda, è carina vedere. Ma... perché devono essere carini da vedere? Ma se io ho un problema e voglio essere aiutata, cosa ti costa darmi un poco di monete? Fai solo pena? Togliti dalla strada. Wow, 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 stai facendo troppo l'antipatica solo perché ti ho chiesto un favore. Oh mio Dio, ha preso il carrello anche lei. Ho capito cosa vuole fare. Non ci posso credere. Perché? Perché tutti si comportano così male? Trovati un cavolo di lavoro vero. Ragazzi, mi sta letteralmente schiacciando la testa col piede. E ti metti di stare così con il sedere in aria. Oh mio Dio, che cattiveria. Mamma, sono tutti cattivi. Non mangeremo niente. Ok, ok, ho un'altra idea. Quello che fanno purtroppo i poveri per esigenza ed è rubare nelle case. Posso prendere un po' di soldi così posso andare effettivamente a comprare qualcosa. Qua c'è un tipo davanti. Ok, proviamo ad entrare in questa casa. Ho bisogno degli attrezzi soliti per scassinare tutte le case, che purtroppo la maggior parte dei poveri devono fare per appunto per avere un po' di soldi e comprarsi del cibo. Ok, cala il tipo, vediamo se non mi vede. Ok, non mi ha visto, credo. Ed è il momento di entrare dalla porta del retro. Mettiamo il nostro lettino, lo incastriamo qui per bene e siamo dentro. Ok, adesso dobbiamo cercare la cassaforte, che non so dove sia nascosta. Penso che in questa casa dovrebbe essere... eccola qui, nascosta proprio qua. Spero che nessuno entra. Oddio, ho spostato la bomba. Oh no. Cavolo ragazzi, ho sbagliato a mettere la bomba. Questo vuol dire che ho attirato già l'attenzione. Devo aspettare velocemente di rimetterne un'altra al più presto. Ok, ci siamo. Siamo, adesso gli arriverà l'avviso che qualcuno gli sta derubando in casa. Via, 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 via. Ho preso un po' di soldi. Bastano sicuramente per quello che dobbiamo fare. Ok, dobbiamo mettere il letto al contrario. Oh mio Dio, sto avendo l'ansia che entra qualcuno e mi banna. Ok, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Prendiamo la scala e... via, via, ce l'ho fatta a sto punto. Sapete che vi dico? Finiamo il lavoro per bene. Ok, sto entrando in questa casa, spero che nessuno lo nota. E adesso vai veloce, 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 veloce. Dov'è la cassaforte? Dov'è la cassaforte di questa casa? Non ne ho idea. Eccola qua, eccola qua. Perfetto. Questi soldi, oh, ne stiamo raccogliendo tipo un sacco. Eccomi, sono anche entrato nella terza. Ne sto rubando tre di fila. Vai, ti prego, no! Mannaggia lei. Vabbè, ok, che non importa. Ho raccolto abbastanza soldi per comprarmi un piatto da mangiare. Oh, finalmente possiamo comprare un po' da mangiare. Un gelato e un milkshake, per favore. Sì, non è gratis. Oh no, pensa che vogliamo le cose gratis. Lo sapete, vero? Perché nessuno può essere semplicemente gentile con le persone? Va bene, no, 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 ho i soldi, guarda. Ho tutti i soldi che vuoi. Ha scritto, ok, strano. Oh, ma questa qui mi sta giudicando un po' troppo. E anche questa ce la siamo riusciti. Abbiamo preso del cibo e anch'io finalmente ho mangiato qualcosa. Ok ragazzi, adesso devo effettivamente cominciare a guadagnare dei soldi. Voglio almeno cominciare a comprare un pack che mi permette di avere i veicoli, che non posso utilizzare e posso andare solo in piedi ed è molto molto difficoltoso. Io so che tantissime persone si mettono al centro, prendono il cartello e scrivono lavoro per Robux. Ok, sicuramente arriverà qualcuno che mi farà fare qualcosa, ma vediamo se effettivamente qualcuno è interessato al mio cartello. Oh, oh, questa tipa qui, che è vestita anche in modo molto, molto, molto riccoso. Se ti do 100 Robux, fai quello che dico. Non lo so se 100 Robux possono bastare per comprare i veicoli. Fammi vedere quanto costa. Me ne servono 400. Per 400 ti giuro che farò qualsiasi cosa. Sono tanti. Ok, devi sudarli, ti prego. È l'unica alternativa che posso. Ho detto che farò qualsiasi cosa. Ok, ok, qualsiasi cosa. Ok, mi ha portato a casa tu sua e devo cominciare a fare le solite cose che effettivamente si fa sempre ogni volta che diventi praticamente lo schiavo di qualcuno. Quindi sto continuando a praticamente pulire la casa per bene, anche se effettivamente non serve a nulla.
nulla, però per 400 Robux lo faccio molto molto felicemente. Pulisci tutto. Wow, che sta facendo? Sta mettendo il cibo a terra. Ma cos'è, un vizio? Ehi, oh mio Dio, adesso dovrò pure pulire sta roba. Puliscilo con la lingua, sarà divertente. Ma cosa? Non farò mai una cosa del genere. Mi fa venire addirittura a ridere. Ma in che senso? Beh, li vuoi questi Robux o no? Beh sì, li voglio, mi servono più che altro. Allora fallo. Non ci posso credere che mi sta per chiedere una cosa del genere. Oh mio Dio, ragazzi, voi non fate mai queste robe. Io lo faccio solo per il video. Va bene, facciamo finta che lo sto pulendo col viso. È la cosa più umiliante che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ragazzi, non umiliatevi mai. Guardate pure che ridono, felici di quello che stanno facendo. Oh, ok, è davvero scomparso il piatto adesso. Ah, sì, facci ridere, giullare. Ok, adesso con permesso me ne vado da voi pazze e continuo a pulire proprio qui nell'angolo della stanza senza che nessuno mi disturbi. Ho detto di farci ridere. Torna subito qua. Oh mio Dio, ragazzi, queste qua mi vogliono veramente torturare. E va bene, facciamolo ridere. Vestiamoci in un modo divertente. È l'unica cosa che mi è venuta in mente. Ma perché devo far ridere queste due cretine? Ah 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 ah. Sì, ah ah, un corno. Non ci posso credere che trattate così le persone. E ora in ginocchio. Oh mio Dio. Ripeto, io lo sto facendo solo per il video. Ma queste qui sono veramente cattive. Ah ah, guarda che ridicola. Anzi, ancora più divertente. Oh, oh mio Dio. Mi sta letteralmente bagnando con un estintore. Stai ferma. Oh mio Dio, ragazzi, mi sta calciando. Non esiste. Non esiste che mi faccio trattare in questo modo per 400 Robux. Basta, c'è un limite anche a me. Guardate, mi vogliono bullizzare in tutti i modi possibili. Sapete cosa? Adesso vi faccio vedere un bel trucco per farle un dispetto. Prendete la barella mentre siete nella casa della persona che vi dà fastidio. Aspettate che la vostra vittima si avvicini a voi. Prendete il lettino, vi girate, la prendete addosso, vi avvicinate al muro, togliete il lettino, lo riprendete e adesso lasciate. E guardate che bel scivolo. Se lo merita. Oh mio Dio. Ha fatto. E adesso aspettiamo l'altra. Guardate che scema. Cosa hai fatto alla mia amica? Quello che farò anche a te. La prendiamo, la avviciniamo di nuovo alla parete. Togliamo e rimettiamo. E questa volta, guardate quanto è divertente vederla giù cadere come una scema. Così è. Vendetta fatta. Oh mio Dio, nessuno dovrebbe trattare le persone in questo modo, nemmeno per i Robux. Sapete, purtroppo non abbiamo una casa, né una macchina, né niente. Ma abbiamo scoperto oggi in 24 ore quanto in realtà le persone che non hanno realmente i Robux siano trattate malissimo su questo gioco. E deve essere una cosa da risolvere adesso. Manca un'ultima cosa, una cosa molto importante, un regalo che voglio fare a una persona che effettivamente, a differenza mia, è davvero povera. Questa volta voglio lasciarti a una famiglia vera, non a qualcuno che ti abbandoni in un cassetto e non nemmeno me che può effettivamente volerti bene come desideri. Dunque, ragazzi, la sto abbandonando, tra virgolette, voglio farla provare ad adottare da questa famiglia super ricca. Ciao amica mia, spero che vivrai una bellissima avventura su Roblox con una famiglia che veramente ti vuole bene. Mamma, non ti preoccupare, ecco qui la tua nuova mamma, è già piena di soldi. Ma io non ti dimenticherò. Oh mio Dio. In più voglio regalare a questa bambina tramite il mio gruppo ben 1000 Robux. Come potete vedere ne ho 1000 e mando subito il pagamento da 1000. E mi raccomando, siate sempre più gentili con tutti. Avete mai sognato di essere un supereroe nella vita reale? Su Brook Haven 1 milione di Robux o solo un Robux? Beh, sappiamo tutti che cosa avete risposto. Bene, perché nel video di oggi sarà pieno di scelte da fare e dovrò fare le migliori scelte per avere una vita perfetta su Brook Haven. Oppure terribile? Riuscirò a fare le giuste scelte senza, beh, vivere una vita terribile? Lo scopriamo con la prima scelta. Bene, siamo appena arrivati nel mondo di Brook Haven. Dobbiamo scegliere cosa essere. Quindi andiamo con la prima scelta. Dobbiamo scegliere se essere una ragazza va a scorreggiare ogni minuto oppure essere un ragazzo e non però non poter utilizzare la chat. Oh mio Dio, ma chi ha scelto queste cose? Ovviamente per vivere la vita su Brook Haven devo chattare con gli altri giocatori sul gioco. Quindi devo per forza scegliere la cosa più cringe e terribile. Devo essere una ragazza ma scorreggiare. Clicchiamo.
Wow, che cringe, iniziamo bene. La seconda cosa che dobbiamo scegliere è se essere povera ma senza una gamba o ricca ma puoi camminare solo dritto. Oh mio Dio, non posso camminare solo dritto, non posso andare poi nei posti. Dovrò scegliere di essere povera ma senza una gamba. Non ci posso credere, ma guardate come cammino. Oh mio Dio, ma come faccio a farmi accettare da tipo qualcuno più avanti? Oh no, qualcuno mi ha visto. Oddio, mi hai fatto paura, ma che mostro sei? Vieni qua, voglio solo un amico. Vieni, ti prego, sono lenta con la gamba di legno. Aspetta, aspetta. La prossima scelta è essere super alta o super bassa. Ok, non voglio essere un nanetto, quindi a sto punto super alta. Oh mio Dio, come cammino. Ma riesco a entrare dalla porta? Guarda, per un pelo riesco a entrarci. Secondo me già la mia vita sta cominciando malissimo su Brookhaven. Ovviamente se voglio vivere qui devo anche trovarmi una casa. E la scelta è tra la casa confusionaria, quella che io non sopporto, è troppo strana, e la casa da povero. Allora, già sono troppo povera, mi manca una gamba. Almeno l'altra casa è premium. Facciamo che scelgo quella lì, tutta confusionaria. La odio, non si capisce niente, ma almeno... Toh, ragazzi... Guarda che vita terribile che devo fare. Questa casa non si riesce più niente. Toh, ti mancava pure questo, giusto? Me l'hanno scordato. Siamo troppo poveri, quindi dobbiamo trovare un lavoro. E dobbiamo scegliere se lavorare in genetteria per un Robux o sparare la cacca nella fattoria per due Robux. Sono troppo povera per avere solo un Robux. Almeno ne posso avere due. Lo so che è terribile, ma dovrò scegliere due Robux. Ecco qua, nel server abbiamo trovato quello che vende i cavalli e mi farà lavorare qui. E voi direte: Robby, ma è finta, è una roleplay. Stai fingendo che questo ti darà due Robux per sparare la cacca immaginaria di cavalli. E invece no, perché vi spiego una cosa. Ci sono dei server di Brookhaven dove la gente cerca appositamente dei ruoli da ricoprire per davvero giocare seriamente. E dunque questo seriamente mi farà... la cacca. Sei pronta a spalare? Dovrai badare anche alle stalle, dare da mangiare agli animali e pettinarli. Sì, sì, grazie per la pala. La prendo. A few moments later. C'è un problema, sono troppo alta per spalare a terra. Aiuto! Mi raccomando, ragazzina, ci vediamo domani. Oh, devi scavare a terra, se no non ti pago. Come faccio? Non ci arrivo. Oh mio Dio, faccio così. Perfetto, sto scavando. Adesso un pochettino meglio, così ti faranno la cacca addosso. Non sono affari miei. La mia vita è terribile, Tincia. Dopo ore e ore di lavorare in questo server di Brookhaven a occuparmi dei stupidi cavalli, a fare cose terribili, davvero, questa mia vita è terribile su Brookhaven, ce l'ho fatta. Ho ottenuto i miei maledetti due Robux. Bene, si è fatta tardi e notte e dobbiamo fare la nostra prossima scelta. Ed è passare la notte nella foresta nuda. Ma perché? Ho passato la notte in una casa infestata. Ok, di certo direi che la risposta è passare la notte nella casa infestata. Eccoci qua. Girano un sacco di leggende su questa casa. Letteralmente dicono che è infestata. E andando in un orario preciso su Brookhaven si ha la possibilità di vedere il fantasma segreto. Ah, bene, adesso che sono nella casa direi che l'unica cosa che... Oh! Qualcuno mi sta facendo uno scherzo. Raga? Perché la casa si spegne il cielo da sola? Oh mio Dio! Che cavolo è quella roba? Oh mio Dio! No. Mi rifiuto. Non voglio assolutamente stare lì per nessun motivo. Si è fatto giorno, tanto è meglio andare alla prossima scelta. Oh mio Dio! Cosa sta succedendo là dentro? Voglio sapere! Come si è fatta ad accendere solo la candela? Oh mio Dio, questa casa io non ci voglio andare più su Brookhaven. Buongiorno, nuova scelta. La scelta di oggi è se essere un robot o diventare un animale umanizzato, praticamente un furry. Nessuno dei due, sinceramente. Però siccome sono già un orso, vediamo di completare la mia trasformazione. Diventiamo un animale umanizzato. Non so più cosa sono. Avete mai visto un orso povero senza una gamba? Beh, in questo video vedete sempre peggio, ve lo assicuro. Il prossimo è rapinare una banca e poi farti arrestare, oppure ricominciare da zero. Oh mio Dio, ragazzi, queste due cose sono... Non posso ricominciare da zero sicuramente, ma essere arrestato perché vuol dire stare dentro la gabbia non so per quanto tempo. Ok, mi sa che mi devo rapinare la banca e farmi arrestare. No, sono pronta, mani in alto. Ho detto mani in alto, questa è una rapina. Oddio, ma è un orso al chiotto. Sei bellissimo, posso abbracciarti? No, ho detto di no. Senti, tipa, prendi la chiave e va
pianoforte, subito, adesso! Perfetto, ho preso la chiave, su, vai, muoviti! Ok, orsetto, perché sembra così felice di aiutarmi? Ok, ok, passo dalla porta. Sì. Signora! Si sposti subito, si metti nell'angolo della stanza. Ok, adesso devo rapinare. Oh mio Dio, la mia vita è una vita da povera criminale. Oh, perfetto, ottimo. Prendiamo la borsa e adesso dobbiamo scappare. Apri la porta, apri subito la porta. Anzi, no, sai che ti dico? Vai a quel paese, ci entro. Sarà troppo alta per fare il ladro. Non passo dai passaggi segreti, oh mio Dio. Fuga, fuga, fuga. Apri di qua, ci siamo. Ok, passiamo da qui. Oh no, oh no. C'è la polizia. Oh cavolo, cavolo, scappa, scappa. No, aspetta, mi devo far arrestare. Guarda quel polizia. Ah, non spari, non spari. La prego, la prego. Mi arrendo, mi arrendo. Tanto l'obbligo era questo. Per favore. Ah, non lo faccio, ho detto. Ecco. Non solo sono povera, ho pure perso i soldi che ho appena rubato. Non ho una gamba, sono un orso e sono anche stata arrestata. Buonasera, buonasera. Oh mio Dio, è troppo piccola la macchina per me. I piedi escono fuori. A few moments later. Mentre siamo qui rinchiusi, un povero orsetto che non ha fatto niente. Orso ladro, mi sta insultando. È il momento di fare la prossima scelta, che è insultare un fan o rimanere bloccato con la persona che odi. Non posso insultare un fan, ragazzi. Ok, rimaniamo bloccato con la persona che odio. Oh no, ti prego non entrare. Ti prego non entrare. Ma che schifo che sei. Tutto, ma tranne stare un'ora qui con te. Ti prego, mi hanno detto che rimango un'ora. Insultare un fan o rimanere bloccato con la persona che odi. Non posso insultare un fan, ragazzi. Ok, rimaniamo bloccato con la persona che odio. Oh mio Dio, ti odio. Non posso, mi hanno pure legato. Non posso usare nemmeno le pistole che mi buttano fuori dal server. Sai cosa? Ora ti racconto tutti i modi in cui ti ruberò fragi. Per favore, qualcuno mi faccia uscire. Per favore. Non posso, non posso, non farò più niente del male. Allora, sono uscita di prigione e ho deciso di buttare tutti i miei oggetti del mestiere che mi hanno fatto diventare una persona, un orso cattivo. Ok, via. E la prossima scelta è capelli rosa o biondi. Ma come diventerò terribile? Oddio, rosa, no, direi biondi, ok, biondi. Allora, ok, mettiamoci qua, li mettiamo gialli. Oh mio Dio, non so più cosa sto diventando, ragazzi. Io sono terribile, sono terribile. Dunque, adesso devo decidere se devo investire un bambino o fingermi un dottore e salvare qualcuno. Non posso investire un bambino, sarebbe divertente, ma non posso, quindi proviamo a salvare qualcuno, ma io non sono un dottore, quindi oh mio Dio, ho sentito qualcuno che chiamava aiuto. Cosa succede qua? Sto male. A few moments later. Non abbiamo alternativa, l'operazione è urgente, quindi mettiamo qui il paziente. Perfetto, si sdrai pure, si sdrai. Si sdrai. Ho detto si sdrai. Aiuto! Per caso farò male? Nah, solo magari qualche pizzichino, ma non si preoccupi. Perfetto, l'operazione è stata un successo. Torni pure a trovarci, se ci vede ancora. Poteva andare peggio. Mi raccomando, a destra. Oh, oh no. A destra. Oh mio Dio. Vabbè, passerà. Ha bisogno di alcuni giorni di riposo. La prossima scelta sarà se adottare 4 bambini. Oh mio Dio, che casino. Oppure sposare un vecchio. Direi che fra le due, meglio avere 4 bambini che sposare un vecchio. Sì, meglio 4 bambini. Sarà un inferno. Oh mio Dio, questo è il mio peggiore incubo. Bambini, tutti insieme, per favore, no. Non fate casino, non fate casino. Ok, dove li metto, dove li metto? L'unico modo di occuparsi dei bambini è metterli dentro metterli dentro il carrello. Bene, adesso mamma vi porta a fare un bel giro al lago, va bene? Voi tranquilli, vi faccio fare una bella vacanza. Sarò la migliore mamma senza gamba orso con i capelli biondi del mondo. Siete pronti per una bella vacanza con la mamma? Dai, andate. Oh, bambini? Bambini? Evviva, bambini? State bene? C'è qualche problema? Ragazzi? Ragazzi, alzatevi! Per favore, scappiamo prima che qualcuno trovi i cadaveri, mi dà la colpa. Addio! Vi ho voluto bene, figli miei! Vabbè. La prossima scelta è se devo diventare vecchia
Oppure diventare di nuovo piccola ma non vedere lo schermo. Non posso giocare senza vedere lo schermo. Mi sa che dovrò diventare una vecchietta. La mia vita sta andando al termine ormai. Devo fare la mia ultima scelta, mi sa. Sono così vecchia che gli occhi mi sono usciti di fuori. Ok, va bene. E l'ultima scelta sarà non finire mai questo video oppure morire con la tua peggiore nemica. Odio entrambe le cose. Non posso non far finire questo video, quindi morirò con lei. Sfortuna. Eccoci qua, Lara. Devo dire che la mia non è stata la migliore delle vite. Anche da vecchia fa schifo. Sono così felice di morire con te. Sai perché? E perché? Perché posso fare finalmente questo. Addio. Sonic, finalmente! Ti ho trovato il modo di superarti. Ho assorbito un cristallo elementale. Con questo potere potrò finalmente rubare il tuo e disintegrarti. Non ce la farai facilmente. Prendi questo. Ma che cavolo? Cos'è stato? Hai fatto male a sottovalutarmi. Te l'ho detto che io ora sono il più forte. Addio, Sonic. E ora prenderò il tuo potere. Stai fermo così, Sonic. Ora dovrò solo trovare qualcuno a cui iniettare il potere. E che prenderà il tuo posto e mi aiuterà a conquistare il mondo. Oh no, Sonic! È morto! Come faremo se non lo fermo? Creerà un nuovo Sonic cattivo! Non posso permetterglielo! Il mondo finirà altrimenti! Dottor Eggman, si fermi! Ah, è il momento di fare un altro giorno di scuola. Va bene, non ho studiato un cavolo e questa è la verità. Non voglio andarci assolutamente. Anche perché oggi c'è la verifica di scienze e io di scienze non ne so proprio un cavolo. Ah, come farò? Sicuramente i miei compagni sono super pronti. Eccoli, sono pure seduti al primo banco di quanto sono pronti. Bene, è arrivata la mia fine. Oggi verrò bocciata. Bocciata! Bene ragazzi, ho annullato la verifica di oggi. Chi è questo qui? Sarò il nuovo supplente, visto che il professore è molto malato. Questo è un miracolo! Non ci posso credere, quindi quest'anno non verrò bocciata. Grazie, nuovo professore. Cosa faremo oggi, prof? Ti addormenteremo sulla sedia? Non faremo nulla, canteremo le canzoni insieme? In realtà oggi facciamo scienze, mi serve un volontario. Vengo io. A me piace fare gli esperimenti. No, le verifiche, ma gli esperimenti sì. Oh, va bene allora. Seguimi. È un esperimento molto particolare. Ragazzi, torniamo subito. Ah, sì, che bello. Sarà super divertente. Questo professore è davvero magnifico. Ha skippato la verifica. Mi sta facendo fare pure anche un esperimento. È super divertente rispetto al mio solito professore. Che ci facciamo qui? Perché la porta è chiusa? Siediti. Oh, ok, mi sto sedendo. Bene, sarà solo una piccola punturina. Una puntura, aspetti, a me fanno paura, Yagi. Per favore, non lo faccia. Tu sarai la mia nuova creazione, la nuova Sonic. Che cosa? Che sta succedendo? Dottor Eggman, cavolo, sono in ritardo. Chi è questo? Prenda questo. Una volpe parlante! Non le lascerò fare quello che vuole fare! Tu vieni con me! Davvero devo seguire una volpe parlante! Va bene, ok! Oh mamma, non so che sta succedendo! Vabbè, l'importante è non fare la verifica! Mi sento strana, mi gira la testa! Voglio tornarmene a casa! Stai calma, quello era il dottor Eggman! Lui ha ucciso il mio amico! E gli ha rubato i poteri. Vuole creare un mostro super veloce che lo aiuti a conquistare il mondo. Beh, mi dispiace, ma io me ne torno a casa. Non me ne frega niente di queste cose da super cattivi. E
ha scelto proprio te. No, io non ho niente. Ti hai iniettato il potere di Sonic e diventerà pian piano lui. No, è una cavolata. Io mica posso diventare Sonic. Qualunque cosa sia, immagino un altro gatto come te. Mi sa che me ne tornerò a casa e... Perché cavolo ho dei peli? Perché la mia pelle è diventata blu? Che sta succedendo? Stai calma. Te l'ho detto, ti trasformerai in lui. E quando la trasformazione sarà finita, tu non ci sarai più. Ma ci sarà solo Sonic malvagio. E come faccio? Devi aiutarmi, no? Fammi tornare normale, normale. Non voglio i peli sul petto. L'unico modo è sconfiggere il dottor Eggman. Possiamo sfruttare i tuoi poteri. Se ti allieni abbastanza possiamo avere una possibilità. Qualunque cosa, ok? Per sconfiggere prendere l'antidoto. Sì, allenami. Io non voglio di certo morire e nemmeno rimanere un coso peloso per tutta la mia vita, ok? Quindi sbrighiamoci. Che ci facciamo in autostrada? I miei piedi, anche quelli sono pelosi. Concentrati. Lui concentra tutta la sua energia per essere veloce. Per essere veloce, concentrati sui tuoi piedi e comincia a correre. Ok, allora vai. Allora vado. È stato fighissimo. Ottimo, vedi? Non è difficile, sono super veloce, sono tipo supereroe. Passiamo al prossimo allenamento. E con questi ostacoli non devi essere solo veloce, ma anche agile. Ok, ci provo. Hop! Io devo superare i miei limiti. È stato fantastico. Bene, sai muoverti, ma devi pure combattere. Che devo fare? Devo darti i pugni. Ora la parte che preferisco di meno. Sì, devi cercarmi di colpire. Ok, allora mi concentro. Mi dispiace, Tails, non volevo farti del male, ok? Mi dispiace. Scusami, Tails. Accidenti. Sì, direi che sei proprio forte. È una buona cosa, no? Oh no, no, che è successo? Sono completamente tutta diversa. Adesso, non dirmi che sono lui. È terribile, ho i capelli con gli spunzoni. Sei diventato lui. Hai tutto il suo potere. Ora puoi andare a sconfiggere Eggman. Coraggio, andiamo. Perfetto, così finalmente non dovrò avere più paura di morire. Morire. Ok, immagino sia questa, no? Questa è la sua base. Bene, allora non perdiamo tempo. Io sono stanca di rimanere in questo stupido corpo. Non per il tuo amico, ma voglio letteralmente tornare a Robby. Dove sei, dottore? Oh, eccoti. Meno male che eri il mio professore. Guardi cosa mi ha fatto. Oh, guardati. Creatura mia, finalmente sei venuta da me. Sei quasi completa. No, io devo sconfiggerla. Io so tutta la verità adesso. Esatto, Eggman. Non hai speranze. Quindi adesso mettiti in posizione perché sto per sconfiggerti. Nemmeno il vero Sonic mi ha sconfitto. Che dolore, Tails. Non riesco a rialzarmi. Non posso crederci. Quel cristallo elementare lo rende invincibile. Cristallo elementare? Ma di che cosa stai parlando? Ora lasciami quel Sonic. È mia, Tails. Non oggi, Eggman. Tails, aiutami. Andiamo a uscire subito da qui. Ci è mancato poco, lì c'è la sua base. E lui, io non sono abbastanza forte. Non possiamo sconfiggerlo così. Che vuol dire che rimarrò così per sempre? No, c'è forse una soluzione. Se riuscissimo a trovare le gemme del caos, forse diventerei forse abbastanza da sconfiggerlo e tornare umana. Io devo diventare umana, non posso rimanere Sonic. Allora dobbiamo trovare le gemme del caos. Le gemme del caos, per caso è quella gemma che lo rende molto potente. Ce ne sono altre, quindi. Meno male che ho quello che ci serve. Cos'è questo coso? Tieni, è un rivelatore, ti aiuterà a trovarle. Te ne basteranno 4 di gemme, fammi vedere. Ok, capisco, devo andare in questi punti. Dobbiamo sbrigarci, siamo già a metà giornata. Il sole è perfettamente al centro. Non so quando il siero ti renderà cattiva, quindi facciamo presto. Bene, allora prendiamo questo rivelatore. È il momento di trovare queste gemme del caos, Tails. Io devo vincere. Non mi farò prendere più i piedi da questo stupido dottore. Il rivelatore mi dice che una delle gemme è dentro questa montagna. Spero che non ci sia nulla di pericoloso qui dentro. C'è qualcuno? Oh no, che cosa sei tu? Nessuno entra nella mia montagna. Che dolore, brucia tutto.
Oh cavolo, questo cosa vuole uccidermi e attaccarmi, cosa faccio? Ok, devo trovare un piano, devo cercare di attaccare la sorpresa. Quale potrebbe essere? Oh sì, ho un'idea, perché non vieni qua? No, io ho fatto niente, eh? Ti mangerò in un salmaccare! Oh cavolo, è la mia fine, mi devo rialzare. Dai, tutta l'energia che ho. Ho un'idea, seguimi stupido drago. Ok, ho visto qui un buco prima, potrei io usarlo per me. Ok, velocissimo, saliamo. Eccolo, dove è finito? Dai, passa qua sotto. Ma dove è finito? Giusto nella mia trappola. Prendi questo. Ce l'ho fatta, adesso non ti muovi più. Consegnami la gemma. No. Allora non ho altra scelta. È il momento di finirla qui, eh. Oh, non posso crederci, ecco la gemma. Adesso non mi basta che prenderla e assorbirla, immagino. Oh mio Dio, ho preso il suo elemento. Adesso sono praticamente Sonic di fuoco. È incredibile. Wow, ora sei Sonic di fuoco. Sei incredibile. Wow, è davvero fortissimo. Non pensavo che Sonic potesse trasformarsi. Ti mancano ancora 3 gemme però. Va bene, mi impegnerò a prenderle. Io dovrò per forza sconfiggere questa situazione. Chissà che poteri potranno darti. Non lo so, ma questo di sicuro immagino mi darà il fuoco. La prossima gemma è localizzata qui. Ed è c'è qua dentro un vecchio. Io ho bisogno della sua gemma. Cosa? E perché mai dovrei dartela? Perché il mondo è in pericolo. La prego, io mi devo trasformare per diventare più forte. Il dottore vuole uccidere tutti. Se non me la darà, beh, il mondo finirà. Non darò proprio niente senza avere qualcosa in cambio. Sono disposto a fare qualunque cosa. Qualunque cosa per avere quella gemma. La prego. E va bene, se proprio insisti. Io non la uso più ormai, sono troppo vecchio, ma ho bisogno di un favore per dartela. Ti chiedo di seguirmi. Ah, sì, dovunque lei vuole. Questo è il mio terreno. Ci sono dei mostriciattoli che mangiano il mio orto. Se aspetti puoi vederli saltare. Ma se andranno avanti così morirò di fame. Dei mostriciattoli? Oh mio Dio, li vedo. Sono davvero disgustosi. Trovo un modo per toglierli e ti darò subito la gemma. E va bene, allora è il momento di testare il mio nuovo potere. Penso di averlo preso. Eccolo qua. Oh mio Dio, fantastico. Mi hanno dato fastidio per così tanto tempo. Tieni la gemma, te la meriti. Wow, ho cambiato di nuovo elemento. Adesso sono del fulmine. Meravigliosa. Su ragazza, vai a salvare il mondo. Io vado. Le cose stanno andando benissimo. Di questo passo vinceremo noi. Non ancora per molto. Ace, dove sei? Ma dove è finito? Mi devo aspettare qui. È completamente scomparso. Cosa c'è qua sotto? Sarà una sua lettera. Io lo aspettavo qui per sapere la prossima gemma, ma... Caro Sonic, anzi, dovrei dire Robby. Io ho preso il tuo amichetto Tails. Ti conviene andare dalla mia parte se vuoi vincere. Oh no, ho firmato Dottor Eggman. Ha preso Tails. Mi devo sbrigare. Di questo passo vincerà lui. È il momento di andare a prendere subito le altre gemme. Sto perdendo anche troppo tempo. Ecco, la prossima gemma è proprio qui sopra. Cosa sono? Quelli? Entroso! Entroso! Oh mio Dio! Sono dei golem di pietra! Attivazione! Attivazione, che vuol dire? Sistemi di sicurezza! Ah, oh cavolo! Oh cavolo! Oh, fermi! Ehi, fermo! Cosa stai facendo? Non puoi lanciarmi giù! Ah, cavolo! Ok, ho capito. È il momento di darti questo! Fulmine! Sistema danneggiato. Ah sì, ti ho danneggiato per bene. Funzioni disattivate. Ah sì, vuoi venire anche tu, bello? Fusione. Che vuol dire? Ok, questo coso è davvero gigante. E adesso... Ah! Oh, non ci posso credere, questo coso è gigante. No, ti prego. Questa non può essere la mia fine. La mia fine sarà molto più avanti. Mi attacco la tua gamba, prendi questo. Mi è pure caduto addosso. Ma si è disattivato, quindi dammi la tua gemma.
alla faccia vostra, butticole. Beh, anzi, vedete, questo è questo. E adesso manca solo l'ultima gemma. Bene, l'ultima è sott'acqua, non dovrà essere difficile. Eccola qui. Ecco, è il momento di trasformarsi. Ora è il momento di sconfiggere il dottore. Sono al massimo della mia potenza. Ecco qui la sua base. Ma adesso non mi fermerò a niente. Ok, è il momento di chiudere questa storia una volta per tutte. Dove si trova questa stupida base? Ok, è un razzo gigante, eh? Vediamo un attimo. Dove sei? Eggman! Wow! Cosa ti è capitato? È capitato che io adesso ti sconfiggerò con un solo colpo. Non mi aspettavo di vederti così cambiata. Ma sono sicuro che non potrei battere il mio colpo. E qui poi la tua trasformazione è quasi completata. Che vuoi dire, scusa? Vedi il tempo? Quasi scaduto. Non ancora per molto. Ah, stupida macciosa! Ti ho quasi rotto la base. E adesso dov'è Tails? Dimmelo subito. Non lo troverai mai. Prendi questo, stupido. Oh, l'antidoto! L'ho preso, ma adesso mi devo sbrigare. Ah, eccoti! Tails, dobbiamo uscire da qui! Ok, vieni qua. Ce l'abbiamo fatta! Devo prendere l'antidoto! Veloce, è quasi sera, il tempo sta scadendo! Io devo tornare normale! Ce l'ho fatta! Tails, è il momento... Oh, per sbaglio, ho cliccato un pulsante, mi sa. Ma almeno abbiamo salvato il mondo. Dobbiamo andarcene da qui, perché... Perché il dottore Eggman è finito? Robby, sei stata grande! Andiamo via! Ok, aspetta Tails, non sono così veloce come prima adesso! Oggi su Roblox ho deciso di diventare una mamma su Brookhaven per 24 ore. Dunque dovrò fare tutto quello che fa una mamma su Brookhaven. Il mio account non sembra per niente quello di una mamma che vuole adottare dei bambini su Brookhaven. E direi anche per fortuna. Ed è per questo che l'account che sto per creare si chiamerà Robby Polar Mom. Ecco la nostra Robby Polar Mamma. E ovviamente non possiamo avere un avatar del genere. Dunque cerchiamo un outfit adatto per una mamma. Prima di tutto è immancabile la borsa. Che tutte le mamme hanno la borsa. Non so perché, per me secondo me è anche scomoda la borsa, però va bene, tutte le mamme hanno la borsa. Poi ho accessori di perle, tra cui orecchini e collana. Non so perché mi danno questa aria di mamma. Un bel vestito rosso elegante. Non so perché il rosso mi sa di mamma. Non lo so, Jenny per me è una mamma praticamente. Occhiali. E ovviamente poi è mamma polar. Quindi tutti accessori con orsi polari. E infine i capelli legati così. Non lo so, le hanno tutti quelli che fanno le mamme su Brookhaven. Non so perché. Ed ecco come è venuta la mia mamma per Brookhaven. Letteralmente è perfetta. È perfetta. Cioè è proprio una mamma. Se mi dà quei vibes. Spero di non diventare così fra qualche anno, sinceramente, anche perché il rosso non mi piace nemmeno. Allora, mi avete detto che una mamma su Brookhaven ovviamente deve diventare una mamma, dunque deve avere un fidanzato e poi sposarsi. Dunque, cerchiamo qualcuno. Oh, vedo già qualcuno qua. Salve, buongiorno, che sta facendo? Oh, sembra proprio un papà dall'aspetto questo qui. Ehi, 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 io gli scrivo ciao, bellissimo. È tutto a posto, signorina? Oh, mi ha dato della signorina e non della signora, quindi già stai acquisendo punti. Comunque sì, tutto a posto, grazie, mi alleno ogni giorno. Ma non gliel'ho chiesto questa cosa. Ma cosa è successo? Mica io, ma va bene. Vuole qualcosa da bere? Oh sì, che gentile. Certo che vuoi qualcosa da bere. Aspetta che mi siedo. Stiamo cominciando già con il nostro primo appuntamento. Oh, ma in realtà è un noob. No. Ok, vabbè, non importa, non farò discriminazioni. L'importante è essere gentili e bravi con me. Ed essere un buon padre. Mi piace molto il tuo aspetto. Che ci fai qui su Brookhaven? Ok, gli spiegherò direttamente il mio piano. Volevo sposarmi per avere una famiglia. Vediamo come reagisce, potrebbe scappare, perché ovviamente non tutti sono d'accordo per una famiglia. Non ci credo, quindi sei single? Beh, sì? Non ci credo. Che ne dici se ci mettiamo assieme? Bene, adesso devo convincerlo a sposarsi con me, perché sennò ovviamente non posso diventare una mamma. Accetto. Ci vediamo in chiesa allora. Ragazzi, è stato il fidanzamento e il matrimonio più veloce della storia. Io voglio un Guinness World Record per questa cosa. Dunque, mi devo preparare per il mio matrimonio. Ragazzi, sono pronte a sposarmi su Brookhaven. C'è anche della gente che sta aspettando. Sedetevi tutti, sei bellissima. Non ci posso credere. Va bene, ok. Ah, ma ci sono un sacco di persone che assistono. Ditemi i nomi. Mi chiamo Forchetta. Qualcuno in fondo ride, fa. Vuoi spendere come sposa Forchetta? E
Lucchetta, vuoi prendere come tuo sposo maiale? Sì, voglio il mio cavallino. Va bene, ok, facciamoci auguri. Detto è ovviamente di adottare un bambino. Mi sono sposata in una famiglia e adesso ho bisogno di un piccolo bambino da crescere per fare la mamma. Ciao bello bimbo, vuoi venire con me a casa? Ti aspetto una bellissima famiglia. Quanti Robux? Cosa? Quanti Robux? Mica sono un figlio gratis. Ma cosa vuol dire? Ma quando supro che si adottano i figli con i Robux? Scusate, ma questa cosa non lo... Vabbè, senti, già mi stai antipatico. Non ti voglio più come figlio. Devo pure pagare per avere uno scatola in casa mia. Ma vai a quel paese. Andiamo dall'altra. Ciao, tu vuoi venire? No, sei vecchia. Cosa? Ma come ti permetti? Ora non sono vecchio, guarda, non ho nemmeno una ruga. Sono perfettamente liscia per l'età che ho. Ma poi guarda come sei vestita. Ma cos'hanno che non vanno i miei vestiti? Sono fighissime e sono altamente alla moda per la mia età. Passo. Ma da quando è così difficile adottare su Brooke Heaven? Non potete mica rifiutarmi entrambi. Cioè, uno di voi dovrà venire con me. No. No, oh mio Dio. Ok, ok, allora passo al piano pino. Vi voglio, brutti bambini del cavolo che siete qua dentro. Mi avete detto anche che di solito le mamme su Brooke Heaven rapiscono i bambini. Visto che nessuno vuole essere mio figlio, lo obbligherò ad esserlo. Vedo che c'è una mamma che sta tornando con la sua figlia a casa. Bene, prendiamo tutti gli attrezzi del lavoro, anche il carrello, perché dobbiamo rubargliela questa bambina, visto che non riesco a trovarne una. Ragazzi, me l'avete detto voi, quindi lo faccio. Che scala fatto. Adesso dovete cercare di entrare. Oh, eccolo qua. Vedo la mamma e vedo anche la bambina lì. Vai a letto, io metto a posto la spesa. Ok, quindi sta salendo al piano di sopra. Perfetto, allora qua c'è una stanza. Direi di usare di nuovo questa scala, salire qui. E adesso mi devo cercare di... Oddio, 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 da qua mi vede. Così si può avvertire sua mamma. Ok, forse da qui. Basta che faccio così. E così, eccomi, eccomi, eccomi. Ok, adesso entro dal bagno. Mettiamo qua il letto al contrario, basta metterlo da sinistra. Eccoci qua. Ok, sono dentro. Carrello alla mano, carrello alla mano. Dove? Presa, presa. Via, 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 via. Scappiamo, scappiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sono io la tua nuova mamma. Non ti preoccupare, avrai una famiglia molto più ricca di quella di prima, ok? Che stai facendo? Ti sto portando a casa, tranquilla. Eccoci qua, siamo a casa. Adesso ti presento anche tuo padre. Vai. Oh, ops. Sei contenta, mamma? Quindi, cosa? Quindi, sei la mia nuova mamma? Esatto, e questo è il tuo nuovo papà. Ciao, papà. Sì, ciao. Amore, la TV non funziona. Beh, basta che la clicchi. Guarda che cretino, aiuto. Oh, guarda, il video del nostro matrimonio. Ok, perfetto. Comunque non vedo un panino sulla mia mano, è un problema. Preparatelo. Io sono il marito, tu devi prepararmelo. Amico mio, sai che non funziona così questa cosa? Non è che sono la tua schiava, sono tua moglie. E anche tu devi fare le cose, vieni qua. Beh, allora dovremmo fare il divorzio, visto che sei così cattivo nei miei confronti. Tieni, addio, arrivederci. Sei single. Ehi, apri questa porta, sei single, vai via. Oh, guarda questo qui che mi dice di fare i panini. Ma fallo tu il panino. Ok, amore mio, adesso dobbiamo fare cose da mamma e figlia. Oh, non ho più un papà. Non ti preoccupare, non ci serve un papà. L'importante è avere la mamma. No, sto scherzando. Ma non ti serve avere un papà così cattivo. Oh no, adesso che facciamo? Bene, ora facciamo un sacco di cose belle fra mamma e figlia. Non ti preoccupare. Allora, numero uno, mi avete detto di fare la spesa con mia figlia. È una cosa che fanno tantissimo le mamme su Brooke Heaven. Quindi mettiamo le cose nel carrello. Mettiamo tutto quello che non può piace a mia figlia. Quindi la frutta, niente gelato, cioccolato che si fa ingrassare. Acqua. Gelato, no! Gelato, mamma! Ho detto di no! Oh mio Dio, questa bambina. Di lasciarla ovviamente a scuola. Addio, buona giornata. E adesso nuovi vestiti. Un po' di shopping fra madre e figlia. Dai, questa è una cosa molto carina che possiamo fare insieme. Questi sono i vestiti da maschio. Vabbè, metti quello che vuoi, ma che importa. Ok, io mi metterò qui invece. Allora, guarda che mamma moderna che ti ritrovi. Eh? Oh mio Dio. Oh mio Dio, chi è quello? Ma ci stava fissando! L'ho visto! Ok, ok, ok. Figliola, figliola, un'altra cosa che mi hanno detto che i fan che posso fare da mamma è usare mia figlia per conquistare i manzi. Come sto? Sei terribile, fai schifo. Eccolo qua, vedo un bellissimo Slender da conquistare. Ehi, ciao. Ciao, bellissimo. Io sono una madre davvero sola. E anche molto ricca. Non è vero, shh, 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 shh. Voglio
aiutare mamma, sì o no? Oh, mi dispiace, sei stata lasciata. No, è mamma che l'ha lasciata. Mio marito è morto in guerra e ora cresco la bambina da sola. Devi essere una persona fantastica, mi dispiace. Certo che sono fantastica, mia figlia mi vuole così tanto bene. Non ti meriti di stare da sola, no che non me lo merito. Ma in realtà mia madre mi ha riapita. Allora, adesso mi stai scocciando. Scusami, ops, scusami, è che... Oddio! Adesso mi stai scocciando, adesso... Vai a giocare al parco giochi. Gioca un poco. Stavamo dicendo noi due. Che ne dici allora se ci mettiamo insieme? Beh, non posso lasciarti sola con una bambina. Va bene. Non ci posso credere. Allora davvero i bambini aiutano a conquistare Super Kevin. What? Ok, dunque adesso ho un nuovo fidanzato. Come nuova famigliola abbiamo deciso di fare una bella vacanza in piscina. Mi avete detto che le mamme su Brooke Haven affogano i bambini. Quindi, allora figlia mia, è il momento di fare una bella doccia. Woo! Oddio, oddio, adesso non si alzerà mai più perché l'ho bagnata. Stai bene tesoro? Com'è l'acqua? Fredda o calda? Ma non sa nuotare. Oddio, no, la sta salvando. Va bene, è un bravo ragazzo, è un bravo papà questo qui. Beh, io il mio compito da mamma assassina l'ho fatto. Vieni piccola, meno male che ci sono. Oh. Ok, bene, viva, viva. Ci ho provato. Oh mio Dio, chi c'è là sotto? Ehi. Oh mio Dio, è tornato. Questa è la mia famiglia. Cosa? Ma non eri morto? Col cavolo, tu che diavolo sei? Oh mio Dio, si stanno mettendo a litigare. Togliti di mezzo. Oh mio Dio, che sta succedendo? Io non le lascio da sole. Oh mio Dio. Allora, le prendi. Oh mio Dio, stanno per combattere con le armi. Io non potrei, non sono una mamma educativa. Porterò via mia figlia da questa scena terribile. Ah sì? Vediamo. Oh mio Dio, è la bomba. Oh, ma cosa sta succedendo? Dio mio. Oh, ok, via, dobbiamo andarcene via. Ma questi qua sono pazzi. Sono una mamma irresistibile a quanto pare. Oh mio Dio, penso che sia tornato. Amore, ma perché è tutto rosso? Ci sono riuscito. È andato via. Ma cos'è successo? Ma è tutto sporco di sangue. Ok, l'ultima cosa da mamma che mi avete detto di fare è bandare tutti dalla propria casa e abbandonare mia figlia perché sono stufa. Quindi uno, due, non mi importa se avete poco fatto per me, mi dispiace. E cosa più importante, e per ultimo, ti abbandono. E la butto pure in acqua, così non sai nuotare. Sei la peggiore. Ho solo fatto quello che fa una mamma su Brooke Haven. Sì, effettivamente è un po' da pazze.